Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Oggi facciamo una recensione molto esclusiva. Recensiamo in anteprima Android 5.0 Lollipop. Come sapete, sono trapelate vari firmware non definitivi, ma qui davanti alla fotocamera avete la versione definitiva di Android 5.0 Lollipop. Non fatevi ingannare dalla confezione che potrebbe farvi pensare a una versione brandizzata. Questo è l'unico e vero originale Android 5.0 Lollipop. Per rendere tutta la prova più completa, abbiamo scelto di mostrarvi anche la precedente versione di Android, la 4.4 KitKat, in modo da fare un rapido confronto fra le due versioni Android e capire le novità più interessanti. Beh, per prima cosa è cambiato molto il design, si è passati a delle forme più stondate e dei colori più accesi del nuovo material design, lo si vede in modo molto molto chiaro qui alla vostra destra. È cambiato anche il materiale con cui è stato realizzato Android. Siamo passati dal biscotto coperto di cioccolata a zuccheri, zuccheri e ancora zuccheri. Andiamo ad aprire la confezione e mostrarvi la differenza anche di apertura della confezione. Allora, come vedete, la confezione di KitKat avrete sicuramente anche imparato un po' a conoscere nel tempo, perché ormai è in circolazione da un annetto, l'avrete sicuramente imparato a conoscere e ad aprire. È molto molto più semplice di quella di Android 5.0 Lollipop, che da anni fa impazzire bambini di tutto il mondo. Li fa piangere e li fa correre verso i genitori per chiedere aiuto nel fare l'unboxing del loro Android 5.0 Lollipop. Come vedete, anche noi, che non siamo più bambini, abbiamo ancora svariati problemi a estrarlo dalla confezione. Ma una volta estratto dalla confezione, guardate tutta la sua bellezza. Come potete notare, a differenza del KitKat, che era una versione Android tricore, aveva un tricore al biscotto, qui abbiamo in quasi tutte le versioni Android Lollipop un bicore a sapori differenti, ma importante, è sempre zucchero, quindi in ogni caso non fatevi ingannare dalla diversa colorazione, si tratta sempre comunque di zucchero, quindi scelta molto attenta da parte degli ingegneri di Google di realizzare un unico e solo materiale. In realtà si è scelto intanto di realizzare una scocca unibody esattamente come è successo già in KitKat, quindi la scocca rimane unibody, ma è stato ovviamente cambiato il materiale. Cosa molto molto importante, è una prova che va assolutamente fatta perché sta impazzando sul web purtroppo il band gate, ovvero il problema di alcuni smartphone che si spezzano. Con dispositivi che si spezzano se piegati, io direi che questa è sicuramente una prova che dobbiamo ai nostri lettori. Allora, cerchiamo di applicare una forza qui al centro del nostro device. Cominciamo, si è spezzato. Tra l'altra cosa, si è spezzato anche per il verso che non ci saremmo aspettati. Veramente, veramente un peccato. Proviamo a fare la stessa prova anche su Android Lollipop. Attenzione, guardate, è rimasto leggermente piegato. Proviamo a ripiegarlo. Incredibile, incredibile, Android Lollipop torna alla sua forma originale, mentre invece, per quanto possiamo cercare di riunire Android KitKat, questo rimane separato. Tra le altre cose, se avete utilizzato KitKat in questo ultimo anno, avrete notato come la scocca si degrada molto facilmente con l'aumentare della vostra temperatura corporea. Mentre Lollipop cerca di scappare, invece Lollipop, finché non viene utilizzato, fino al primo utilizzo, non lascia alcuna traccia sulle vostre mani, mentre invece Android KitKat, come sapete, lascia tracce, anche se non è stato ancora utilizzato. Lollipop, a differenza di KitKat, può essere utilizzato in un solo orientamento, ovvero questo. Vi sarà totalmente impossibile utilizzare Lollipop in questo modo o per esempio in quest'altro modo, mentre invece KitKat lo potevate utilizzare in ogni angolazione. Abbiamo detto che scalda meno,
infatti lascia meno tracce sulla propria pelle, esattamente come KitKat, lo potete trovare ovunque, funziona ovunque, è multibanda, potete utilizzarlo al bar, a casa, a letto, sotto la doccia, per strada, mentre tenete un convegno, potrete utilizzarlo in qualsiasi occasione. Tra l'altro, negli store abbiamo notato essere disponibile una versione gigante di Android Lollipop che contiene al suo interno tanti piccoli Android Lollipop. Quindi, come possiamo dire, se volete regalare un Lollipop a tutta la famiglia, potrete sicuramente farlo. Ci stiamo avvicinando alla fine della prova, mi preme per i puristi di Android chiarire una cosa: Android Lollipop è molto più chiuso di Android KitKat. Android KitKat è alla fine un prodotto, vedete, abbastanza open source, è facile andare a vedere il codice sorgente di Android KitKat, mentre invece con Lollipop potete provarci quanto vorrete, ma rimarrà assolutamente chiuso, quindi molto più closed source. Questo Lollipop è una strada abbastanza chiara intrapresa da Google. Per questa recensione Android 5.0 Lollipop, buono. Buono.